In questo tutorial affronteremo insieme il caso del caricamento delle precedenze di cui la legge 104 nei confronti di un aspirante che abbia titolo indifferentemente alla partecipazione alla procedura di cui è il decreto legge 73-2021, cioè la stipula di contratti di supplenza di durata annuale finalizzati all'assunzione in ruolo, piuttosto che alla procedura più semplice relativa al conferimento delle supplenze. Alcune precisazioni sempre necessarie quando si parla di precedenze. È evidente che diciamo che all'applicazione della precedenza si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo le graduatorie secondo le posizioni relative occupate per appunto degli aspiranti collocati nelle medesime, l'avente titolo alla priorità fa parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata. Che cosa significa tutto questo? Significa che sostanzialmente in nessun caso mai la precedenza darà titolo a stipulare un contratto economicamente più conveniente rispetto ad un docente collocato in graduatoria in posizione migliore rispetto a colui che ha titolo alla precedenza. Ovviamente ai fini dell'applicazione, diciamo così, per la fruizione del beneficio della priorità di scelta della sede scolastica, si applicano le disposizioni previste dal CCNI sulla mobilità del personale scolastico. Adesso, fatte queste debite precisazioni, andiamo a vedere effettivamente il caricamento della maschera. Maschera che innanzitutto inizia con una, ricordando che si tratta di una dichiarazione, di una autocertificazione sostanzialmente ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445-2000 e prevede una molteplicità di casi sostanzialmente. E mi è d'obbligo subito precisare come questi flag siano l'uno escludente l'altro, nel senso che non possono essere cliccati contemporaneamente due flag relativi a precedenze. Naturalmente l'aspirante dovrà flaggare il caso di interesse. Vediamo quali sono allora le diverse possibilità. Innanzitutto si può flaggare sostanzialmente si può spuntare per appunto l'opzione relativa alla precedenza, al beneficio della priorità nella scelta della sede per coloro che si trovano nella situazione di cui l'articolo 21 della legge 104, e cioè in possesso di una certificazione che dichiara per appunto una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104, unita ad una dichiarazione per appunto di invalidità superiore ai 2/3. In questo caso viene richiesto il comune di residenza del docente. Una seconda possibile opzione è quello che riguarda invece il docente che fruisce della precedenza ai sensi dell'articolo 33 della legge 104, in quanto, come riporta correttamente la didascalia, è in possesso di una certificazione che attesta la propria situazione, la propria condizione di disabilità con connotazioni di gravità ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104. Anche in questo caso è necessario indicare il comune di residenza. A questo proposito, è bene però subito chiarire che, come riportato anche in sede di circolare delle supplenze, la circolare 25089 del 6 agosto, quindi si tratta di una circolare molto, molto recente. La priorità della scelta, diciamo che si applica nell'ambito dei criteri specificati nei confronti di qualsiasi sede scolastica, quindi per coloro che si trovano nella situazione di cui è l'articolo 21, ovvero di cui è l'articolo 33,6, quindi per coloro che hanno una situazione di disabilità personale o di invalidità superiore ai 2/3, la priorità della scelta della sede si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre invece per gli altri aspiranti, cioè per coloro che beneficiano del, perché
anche della priorità nella scelta della sede in quanto assistono parenti in situazioni di handicap, tale beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o in carenza di scuole anche nel comune ovviamente vicinore. Quindi è una precisazione importante: in questi due casi sarà limitato al comune di assistenza, in questi altri casi ovviamente o a comuni vicinori, in questi altri casi invece nei confronti di qualunque sede. Dicevamo la prime due le abbiamo viste, passiamo invece a verificare la terza possibilità di spunta, e cioè quelli relativi all'articolo 33, commi 5 e 7. Vi faccio notare come la terza spunta e la quarta spunta siano, dal punto di vista della didascalia, assolutamente identici, cambiano solo per quello che riguarda il parente assistito. In questo caso abbiamo appunto la possibilità con la terza spunta di dichiarare di assistere sostanzialmente il figlio piuttosto che il fratello o la sorella che convivono con il fratello in grave disabilità, qualora ovviamente i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio perché scomparsi piuttosto che totalmente inabili. Bene, in questo caso sarà necessario indicare ovviamente il cognome e il nome dell'assistito, oltre che ai dati di nascita e del luogo di nascita, e segnalare anche il comune di residenza, ovvero del domicilio dell'assistito, per il motivo di cui abbiamo già parlato in precedenza, e cioè per il fatto che in questo caso la priorità nella scelta della sede si applica ovviamente con riferimento a quel comune. Stesso ragionamento lo possiamo fare per il quarto flag, che invece riguarda sostanzialmente il coniuge piuttosto che il genitore, e quindi anche in questo caso noi avremo la possibilità di indicare se si tratta di, in questo caso era il figlio o il fratello, mentre invece in questo caso, nel caso in cui ovviamente i genitori siano assenti, in questo caso invece è il coniuge piuttosto che il genitore. Anche in questo caso sono richiesti i dati anagrafici e la residenza del genitore. Abbiamo poi la possibilità, la necessità di, nel caso in cui ci sia l'assistenza, di dichiarare per appunto una dichiarazione, di prestare due dichiarazioni obbligatorie, cioè quella di, obbligatorie ad esercitare la tutela legale del disabile in situazioni di gravità, ovvero allegare si tratta anche di dover allegare un provvedimento in caso di tutela del figlio minore, e l'altra dichiarazione obbligatoria per il fatto che l'assistito non si trova ricoverato a tempo pieno presso istituti di cura. La parte ancora necessaria, la spunta ancora, l'indicazione ancora necessaria per completare la sezione riguarda l'ente che ha rilasciato la certificazione di disabilità o di invalidità, la data della richiesta e il numero dell'atto. Infine, la procedura richiede come passaggio obbligatorio anche il caricamento di un file PDF, ovvero quindi in formato PDF, ovvero in formato zip, relativo alla certificazione o comunque a tutte le certificazioni richieste. Quindi in questo caso, laddove i documenti siano in numero superiore ad uno, è necessario procedere ad un compattamento dei diversi file in un unico file zip, piuttosto che nell'unione attraverso una scansione dei vari documenti in un unico file PDF e poi allegarlo, stando attenti che la dimensione massima è piuttosto, del file da allegare è piuttosto limitato, pari comunque ad un unico megabyte. Inseriti tutti questi dati, possiamo ritenere la sezione compilata, si può ritornare quindi indietro alla domanda e eventualmente procedere con la selezione delle altre opzioni, delle altre funzioni, piuttosto che inoltrare la medesima.